In inverno le ore di buio prevalgono rispetto alle ore di luce ed è estremamente importante che il seme delle forze vitali venga protetto e custodito affinché possano avere l'energia necessaria per germogliare in primavera e dare i suoi frutti in estate. Perché questo avvenga è necessario che la tua pratica sia composta da posizioni che incrementano le qualità degli elementi acqua e terra e fuoco. Questo ti offrirà resistenza, forza e salute. La durata di mantenimento delle posizioni dovrebbe essere il più lunga possibile. Ricerca e sollecita il tuo limite e quando vorresti sciogliere la posizione mantienila per altri 2-3 respiri. Quindi la pratica avrà un ritmo piuttosto lento, più lento di quello che ti mostro nel video, che ha uno scopo solo esplicativo. Grazie alla particolare energia di introversione tipica di questa stagione invernale, hai l'occasione di esplorare la dimensione interiore più di qualsiasi altro momento dell'anno e sperimentare quella pace che il mondo non ti può offrire né togliere. Andiamo ora a vedere le 3 posizioni di questa sequenza. La prima posizione è Utkatasana, la posizione possente. Inspirando, solleva le braccia, fletti le ginocchia, porta le braccia ai lati della testa. Mantieni la posizione, se senti troppa tensione alle spalle, esegui questa variante, incrociando le braccia dietro il petto, il busto reclinato in avanti, le spalle aperte, le scapole vicine tra di loro. Quale che sia la variante che hai scelto, mantienila per alcuni respiri. Osserva il respiro che spontaneamente si concentra nell'addome e questa energia di impegno, di forza nelle gambe che ti fa percepire tutta l'intensità e la forza dell'elemento terra e nel calore che già dopo pochi respiri si sprigiona in tutto il corpo, l'energia del fuoco. Sciogli la posizione inspirando, distendi le ginocchia ed espirando rilassa le braccia lungo il corpo. Rimani per qualche attimo nell'immobilità e nell'ascolto. Rivolgi le punte dei piedi verso l'esterno, inspirando ti senti crescere verso l'alto ed espirando fletti le ginocchia, avvicina il bacino ai talloni. Tulitasana, la posizione della bilancia che dona equilibrio al corpo e alla mente. Una posizione che riduce l'eccesso degli elementi aria ed etere, che portano quella dispersione, quella leggerezza e freschezza così, in un certo senso, pericolosi in inverno. Se l'equilibrio è sufficiente, puoi anche esplorare delle varianti un pochino più intense, distendendo una gamba, la sollevi e riporti le braccia, le mani unite davanti al cuore. E esegui la stessa cosa su di un lato e sull'altro lato. Questa tra l'altro è una posizione che oltre a lavorare, è utilissima per lavorare sul sistema nervoso centrale, dona equilibrio quindi al corpo e alla mente, va a stimolare tutti i canali energetici che dalle dita dei piedi attraversano il corpo e sono collegati ai principali organi vitali del nostro corpo. L'ultima posizione è Dharmikasana, chiamata anche Balasana, la posizione del bambino. Io preferisco chiamarla Dharmikasana, che vuol dire la posizione della devozione. È una posizione molto molto speciale che invita al raccoglimento, all'introspezione. Siedi sui talloni, appoggia le mani alla terra, la pancia sulle cosce e la fronte a terra. Oppure puoi anche sovrapporre i pugni. E appoggiare la fronte sui pugni o sulle mani sovrapposte. Mantieni questa posizione nell'immobilità, osservando il respiro che si espande nella pancia e nella schiena. Senti il calore che dal centro del corpo si diffonde. Senti i punti di contatto del corpo alla terra in questa posizione di arresa, di abbandono, di umiltà. Una posizione che ti fa sentire invisibile al mondo e
ti permette di ricontattare la tua più autentica forza. Sorridi, ascolta il tuo corpo, il ritmo tranquillo del tuo respiro che ti accompagna a questo viaggio, il più importante. Il viaggio di ritorno a te stesso. Ascolta le tue parole dei saggi. L'umiltà è quella dolce e bassa radice che dà origine a tutte le virtù. Grazie per avermi seguito. Aiutami a diffondere la meravigliosa conoscenza dello yoga lasciando un commento qua sotto e condividendo questo video con tutti i tuoi amici. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti anche tu a Passione Yoga per ricevere tutte le settimane contenuti gratuiti ed esclusivi per la tua pratica. A presto. Namaste.